in collegamento con noi, e la ringrazio anche perché oggi inizia la rassegna letteraria Pagine d'autore presso il suggestivo chiostro del Santuario di San Matteo qui sul Gargano. Carla Bonfitto, insegnante, animatrice culturale e ideatrice di questa rassegna letteraria Pagine d'autore. Buongiorno Carla, benvenuta. Buongiorno, buongiorno Paola, buongiorno a tutti. Allora, immagino oggi si apre appunto questa rassegna letteraria, le ultime cose da comporre, da fare, da concludere, però vorrei chiederti come nasce questa rassegna. C'è tanto fermento oggi proprio perché c'è il primo ospite in programma. È una rassegna che nasce 5 anni fa, è diventata una cosa troppo folle, troppo bella, importante, e nasce soprattutto per promuovere la lettura, per diffondere la bellezza, per raccontare ciò che di bello c'è anche in quelle storie che poi si andranno a presentare. Ma fondamentalmente nasce dalla mia grande passione per la lettura, che mi accompagna da tantissimi anni ormai, fa parte di me ed è qualcosa di troppo bello che non riesco a tenere solo per me, ma voglio condividerla. E poi ricordiamo che Carla è anche un blog, Pagine d'autore, a proposito della tua passione per la lettura. Allora, cominciamo allora a dare i nomi di coloro i quali verranno a presentare i loro libri. Abbiamo anche delle foto, anche foto di archivio delle edizioni passate che condivideremo insieme tra poco. Si parte oggi, allora, oggi 5 luglio. Sì, si parte oggi e l'ospite di questa serata è Gabriella Genisi, è nota al pubblico per essere la sceneggiatrice dei romanzi su Lolita Lobosco che hanno ispirato la nota serie televisiva andata in onda su Rai 1 con la protagonista Luisa Ranieri. Ma oggi non parleremo proprio di Lolita Lobosco se non toccare insomma questo personaggio femminile, ma la Genisi è anche l'autrice di tutta una serie di romanzi su Kika Lopez. Sono sempre figure al femminile, da una parte abbiamo il vicequestore della polizia con Lolita Lobosco, mentre con Kika Lopez è un maresciallo dei carabinieri. Hanno il loro carattere, ma riescono sempre a risolvere tutte le indagini che vengono loro affidate. E poi si toccano tante altre tematiche, perché la Genisi sa descrivere bene i luoghi del sud, quindi da una parte abbiamo Bari, e con Kika Lopez abbiamo tutto il Salento, quella Puglia che magari noi non conosciamo, eppure è a due passi perché ci viviamo proprio in questo territorio. Poi si parla anche del degrado, di tante altre tematiche, del pregiudizio, degli uomini che hanno sempre qualcosa in più da dire nei confronti delle donne. Beh, è una bella scoperta, anche Kika Lopez merita di essere conosciuta. Ci sarai tu a guidare gli incontri, a conversare con gli autori? Sì, ci sarò io, però mi piace fare rete con il territorio, anche al di là del territorio. Oggi con me c'è una mia cara amica, la blogger letteraria Giuditta Casale, che cura un blog Giuditta Legge. Ci siamo incontrati proprio per questo amore per la lettura e grazie anche a un progetto Leggo Quindi Sono, curato anche dalla UBIC di Foggia, e quindi c'è stata una rete infinita di relazioni. Questo è il bello sicuramente della lettura, il fatto di mettere in rete, di conoscere tanta gente e di poter riflettere anche su quelle parole che non sono soltanto scritte su una pagina, ma che poi possono prendere vita grazie alle storie e alle persone che poi le leggono e le interpretano come meglio credono. Stiamo vedendo in questo istante, grazie alla regia, proprio i nomi di coloro i quali saranno i protagonisti anche dei prossimi appuntamenti. Li vogliamo citare, Carla? Sì, allora, il 5 luglio abbiamo detto Gabriella Genisi, il 6 luglio abbiamo Fabio Genovesi. Fabio Genovesi, tra l'altro, è la voce del Giro d'Italia e lui presenterà Oro
Oro Puro, edito dalla Mondadori, è un libro bellissimo, molto strutturato, parla di un viaggio, del viaggio di Nuno, di un ragazzino di 16 anni e mezzo, che si imbarca sulla Santa Maria e là conoscerà l'ammiraglio, prima capitano e poi l'ammiraglio Cristoforo Colombo. Fabio Genovesi, in modo particolare, è uno scrittore che amo. Ha tanta umanità nei suoi libri, c'è tanto da scoprire. Lui ha veramente un dono nella scrittura. E poi c'è anche l'amore, perché sia nel libro della Genisi che nel libro di Genovesi, ma fondamentalmente in tutti i libri si parla d'amore. È stata una casualità, però quando ho messo insieme tutti questi libri che avevo selezionato, mi sono resa conto che forse cercavo l'amore, ma non perché io non ne sia appagata, anzi, ma perché abbiamo bisogno, ecco, di guardare alla positività nella vita. E il dolore sì, è importante, ci fa crescere, ma ciò che contiene amore ci fa sicuramente essere migliori. E poi abbiamo il 7 luglio, Rosario Pellecchia, anche questo è un bellissimo libro. Che poi devo dire è un po' libri anche molto per i giovani sull'amore. Ora che ho incontrato te, edito dalla Feltrinelli. Rosario Pellecchia è la voce di Radio 105, cura un bellissimo programma da lunedì al venerdì su Radio 105, Radio 105 Friends con Tony Severo. E anche lui è al terzo romanzo. E questo è un libro che parla di musica, di relazioni e di scelte nella vita, di amore tra Zoe e Lorenzo, che sono diversissimi, ma che poi si attraggono e quindi si scoprono delle cose in comune insieme, e insieme faranno questo viaggio on the road attraverso il blues, il soul, un po' ripercorrere tutto il genere musicale, che ha un suo perché. Nella storia anche di riscatto, se vogliamo, e quindi percorriamo un po' l'America insieme a loro. Poi abbiamo l'8 luglio, invece, la volta di Marco Marsullo, già in programma lo scorso anno. Purtroppo per il Covid, è saltato questo appuntamento, e quindi lui è stato talmente gentile da venire quest'anno, e io non ho mollato con Marco Marsullo, perché lui è molto simpatico, è un napoletano doc, e poi cura anche molti laboratori di scrittura per la Feltrinelli, e tutte le volte che mi sono innamorato è proprio un libro d'amore, perché parla di Cesare. Cesare è il protagonista di questo romanzo, è l'unico del gruppo degli amici che non ha una compagna. Si sposa l'ultimo amico e gli viene recapitato questo invito per Cesare più uno. Ha 6 mesi di tempo per provare la compagna giusta. Adesso vediamo un poco, ne parliamo 8 luglio, se veramente Cesare riuscirà a trovare questa compagna. Ed è sempre l'amore. E poi abbiamo l'ultimo, non potevo dire di no, perché è l'unica tappa che tocca è proprio San Marco in Lamis, per poi andare giù verso il sud della Puglia, ed è Enrico Gagliano. Il 27 luglio ha scritto un libro, diciamo, un po' diverso dagli altri, Geografia di un dolore perfetto, e edito dalla Garzanti. È un po' la sua storia. Lui spiegherà, terrà diciamo, una sorta di lezione. Di racconto su quella che è la sua vita, segnata sì dal dolore. Qui abbiamo un rapporto personale, genitoriale, quindi ci accostiamo davvero in punta di piedi per poter imparare qualcosa. Lui è un personaggio, un influencer, è un prof con la lettera maiuscola, quindi abbiamo tanto da imparare da lui, ed è molto seguito su tutti i social. Quindi sono tanti autori che emozionano, e io veramente invito tutti a partecipare, a sostenere questa rassegna, che è partita sempre alla grande, perché i primi anni ho avuto molto l'aiuto di Cuori Aperti, l'Associazione di Musica
teatro, e poi a mano si sono aggiunte tante altre collaborazioni come la Biblioteca Francescana, perché si tiene nel chiostro del convento di San Matteo dallo scorso anno, e quindi tante persone anche dei paesi limitrofi riescono ad arrivare. È un luogo suggestivo, è un luogo Certo. silenzioso, è la giusta accoglienza per gli scrittori. Carla, il programma solo a leggerlo già ci aveva convinti, poi con le tue aggiunte ci ha convinto ancora di più, quindi ricordiamo 5, 6, 7, 8 luglio, 27 luglio, chiostro del Santuario di San Matteo, San Marco in Lamis, pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, rassegna letteraria, pagine d'autore. Al volo, Carla, visto che sei un'animatrice culturale, la passione per i libri, come diceva Massimo Troisi, io sono uno e i libri sono tanti da leggere, però come, che cosa dire, proprio un flash a chi alla domanda che cosa stai leggendo ti risponde ma io non ho tempo di leggere. Che cosa rispondi, ma soprattutto come convincere alla lettura? No, mi viene da ridere perché molte volte dicono: ma tu li hai letti i libri che presenti? Ma certo che io li ho letti, però il tempo per leggere si trova, basta staccare un po' magari il cellulare, anche leggere, cominciare piano piano. E io lo vedo soprattutto anche con gli studenti, noi siamo partiti piano piano nella lettura, non ci si improvvisa, tanti sono a digiuno, però cominciare da un libro che piace, magari l'occasione giusta può essere proprio durante la rassegna. Vi piace un libro, cominciate da quello e magari scatta qualcosa e questa Certo. orchestra può suonare tutti insieme in un'armonia. Favolosa, fantastica. No, Ultima cosa, ingresso libero, quindi non c'è bisogno di acquistare biglietti, di prenotare? tutti e 5 gli anni è sempre stato così, ho voluto che fosse sempre così. Sì, non c'è bisogno di acquistare, ci saranno i libri a disposizione per tutte e 5 le serate, grazie alla libreria Ubic di Foggia che collabora insieme a me dall'inizio di questo progetto. E poi, se proprio dovesse piovere, insomma, abbiamo tanti spazi all'interno del convento, c'è un grandissimo refettorio. Padre Stefano e Padre Giovanni e tutta la comunità dei frati, che ringrazio con tutto il cuore, mette a disposizione la loro casa, anzi, dicono che diventa la nostra casa, quella è la nostra casa, quindi ognuno deve sentirsi parte integrante Ecco. del convento e di San Marco in Lamis. Grazie, grazie Carla Bonfitto per essere stata con noi. Paginedautore.it, vi ricordo il sito internet e l'appuntamento con la rassegna letteraria da te curata. Grazie ancora, buon lavoro. A presto, alla prossima occasione. Teleradio Padre Pio, un abbraccio, Ciao, grazie. grazie.